Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Mai come al giorno d'oggi la vita è stata oggetto di cure, di attenzioni, a volte perfino esagerate, e nello stesso tempo mai come al giorno d'oggi la vita è stata esposta a rischi di malattie che una volta non c'erano, di incidenti di ogni genere, rischi anche liberamente scelti da certuni. Al che torna un antico interrogativo, o forse più d'uno: ma che cos'è in fondo la vita? L'esperienza che ne abbiamo è proprio quella giusta, piena, o è solo parziale? Il Vangelo di questa domenica è proprio a queste domande che risponde, con un'insistenza martellante da parte di Gesù: io sono il pane vivo. Se uno ne mangia, vivrà in eterno. Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Chi ne mangia e ne beve, invece, ha la vita eterna. Insomma, ecco l'argomento della lezione di Gesù: la vita eterna. Molti, di fronte a questa espressione, pensano all'aldilà. Se c'è un aldilà, quella sarebbe la vita eterna. Non è esatto. Gesù afferma che chi mangia la sua carne e beve il suo sangue ha la vita eterna, fin d'ora. Vivere una vita eterna vuol dire stare a questo mondo con la consapevolezza che se ci siamo è perché Dio ci ha pensati e amati. Vivere una vita eterna vuol dire vedere la sua mano buona attorno a noi ogni giorno, nelle persone che ci vogliono bene, nelle creature che ci circondano, per rendere bella e piacevole la nostra esistenza. Vivere una vita eterna è vivere con uno scopo, con un obiettivo non stagionale o di breve durata. Certo, ogni persona ha dei progetti, a volte grandi, a volte più ridotti, ma la vita eterna porta a sintonizzare tutti questi progetti, grandi o piccoli che siano, con uno che è più importante di tutti e che relativizza e impreziosisce nello stesso tempo tutti gli altri. Ma se esiste una vita così, che fare per gustarla? Gesù risponde: colui che mangia di me vivrà per me. Come a dire, se vivrete delle mie parole, il Vangelo, se mangerete il mio corpo quando partecipate all'Eucarestia, sì, allora vivrete per me. La vostra esistenza non sarà più solo un fenomeno biologico che dura finché dura, ma sarà una vita in pienezza, e una pienezza in crescendo alla quale nemmeno la morte potrà porre fine. Vivere già in questo mondo una vita eterna è come uscire dalla nebbia e avere dinanzi a sé un orizzonte grande e sconfinato, quello di Dio stesso. È come se tutti i giorni, anche quelli di pioggia, un sole intramontabile illuminasse tutte le situazioni che viviamo e rendesse belle le cose che facciamo. Insomma, sì, fin d'ora è possibile vivere una vita eterna. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.